Il datore di lavoro delle badanti, colf, babysitter e di tutti gli altri lavoratori domestici deve pagare ogni trimestre i contributi all'INPS. L'importo dei contributi è calcolato sulla base delle ore retribuite nel trimestre e della contribuzione oraria. La badante di solito fa un lavoro discontinuo e di frequente durante la vita lavorativa non riesce a maturare i contributi minimi, i 20 anni per avere la pensione di vecchiaia. Accade anche che i datori di lavoro, nonostante vi sia un contratto di assunzione, non versino i contributi all'INPS. Molte volte poi il contratto di lavoro prevede un numero di ore inferiori a quelle effettivamente lavorate. Troviamo contratti a 24 ore settimanali e magari la badante lavora 24 ore al giorno. Il datore di lavoro in questi casi paga meno contributi e la pensione si allontana. Bisogna verificare presso l'INPS se il datore di lavoro sta versando i contributi per non ritrovarsi poi la sorpresa di avere lavorato anni e anni senza contributi. Il controllo lo si può fare direttamente accedendo al sito INPS oppure rivolgendosi ad un patronato. Accade poi molto spesso che la badante lavori in nero e in questo caso non avrà proprio la pensione. La badante dunque rischia, nonostante anni di lavoro faticoso, di non avere la pensione. Una precisazione: i contributi versati non utili perché non sufficienti al conseguimento della pensione non vengono restituiti. La Corte di Cassazione ha espressamente stabilito che l'INPS non è tenuta a restituire i contributi versati dal lavoratore. Ora, la badante che non ha contributi sufficienti e non avrà la pensione di vecchiaia, quando non potrà più lavorare, potrà contare su qualche sostegno economico? Lo scopriremo dopo la sigla. La badante, così come ogni altro lavoratore che ha pochi contributi insufficienti per la pensione, se si trova in condizioni economiche disagiate, ha diritto all'assegno sociale, che dal 1 gennaio del 1996 ha sostituito la pensione sociale. Si parla quindi comunemente di pensione sociale, ma la misura si chiama assegno sociale. L'assegno sociale, che è previsto dalla legge 153 del 1969, è una misura assistenziale che viene erogata senza il versamento di contributi. A chi spetta l'assegno sociale? L'assegno sociale spetta ai cittadini italiani, ai cittadini della Comunità Europea, ai cittadini extracomunitari con un permesso di soggiorno da almeno 10 anni, agli extracomunitari rifugiati politici e protetti, che sono assimilati ai cittadini italiani. Per avere l'assegno sociale bisogna avere la residenza in Italia. Se il titolare dell'assegno sociale soggiorna all'estero per più di 29 giorni, la misura viene sospesa. L'assegno viene di nuovo erogato quando il titolare rientra in Italia. Se però la persona non rientra entro l'anno, perde definitivamente l'assegno sociale. Quindi la badante straniera che prende l'assegno sociale lo perde se torna a vivere nel proprio paese. Per avere l'assegno sociale bisogna essere in uno stato di bisogno economico. La persona non coniugata ha diritto all'assegno sociale se non ha un del reddito, oppure se ha un reddito fino a 5.983,64 euro l'anno. Chi invece è coniugato ha diritto all'assegno sociale se il reddito familiare, cioè quello proprio e quello del coniuge sommati, non supera i 11.967,28 euro l'anno. Ai fini del calcolo dell'assegno sociale vanno considerati tutti i redditi. Se la persona ha intestata la casa di abitazione, non perde l'assegno sociale. Non perde poi il diritto all'assegno sociale chi ha incassato il TFR del precedente rapporto di lavoro, se ha percepito l'indennità di accompagnamento, oppure l'assegno vitalizio per gli ex combattenti della guerra 15-18,
oppure se ha percepito delle retribuzioni arretrate da lavoro dipendente, oppure altre competenze assoggettate a tassazione separata. Quanto spetta per assegno sociale? L'assegno sociale per l'anno 2021 è di 460,28 euro al mese per 13 mensilità. Percepiscono per intero l'assegno sociale solo la persona non coniugata, che non ha reddito, e la persona coniugata con un reddito familiare fino a 5.983,64 euro all'anno. Prendono poi l'assegno sociale in misura ridotta, cioè prendono meno di 460 euro al mese, la persona non coniugata, che ha un reddito fino a 5.983,64 all'anno, e la persona coniugata con un reddito familiare fino a 11.967,28 euro l'anno. L'assegno è provvisorio, cioè ogni anno si verifica se permangono i requisiti di residenza e del limite reddituale. L'assegno sociale poi è esente da IRPEF, non ci si pagano le tasse. A quale età si percepisce l'assegno sociale? L'assegno sociale si prende a 67 anni. Attenzione però, lo straniero extracomunitario prende l'assegno sociale a 67 anni se soggiorna legalmente in Italia da almeno 10 anni, altrimenti prenderà l'assegno sociale più in là negli anni, quando avrà maturato i 10 anni di soggiorno. L'importo dell'assegno sociale aumenta dopo i 70 anni. Dopo i 70 anni si ha diritto a 190,26 euro in più al mese. Quindi, dopo i 70 anni, l'assegno sociale passa da 460 euro a 648 euro al mese per 13 mensilità. La maggiorazione non viene data automaticamente al compimento del 70° anno di età. Occorre fare un'apposita domanda all'INPS. Ci chiediamo, si cumula l'assegno sociale con la pensione di reversibilità? Cioè, chi percepisce la pensione di reversibilità del coniuge defunto? Ha diritto all'assegno sociale? Sì, ne ha diritto se la pensione di reversibilità è molto bassa, inferiore a 5.983,64 euro l'anno. Non prende però l'assegno sociale per intero, ma prende una somma fino a concorrenza dell'ammontare dell'assegno sociale. Chi prende ad esempio una pensione di 300 euro al mese prende 160,28 euro di assegno sociale. L'assegno sociale non è reversibile ai familiari superstiti, cioè dopo la morte del titolare dell'assegno sociale, i familiari superstiti non hanno diritto ad una quota dell'assegno sociale che percepiva il defunto. Vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per rimanere aggiornati con le mie pubblicazioni. A presto!